Quello che vi attende adesso, in questa ora, è un'illustrazione dell'offerta didattica divisa in due parti, perché sostanzialmente le due lauree triennali a cui noi facciamo riferimento e che potreste scegliere se lo vorrete in questo dipartimento sono la laurea di Ingegneria Informatica Automatica, e questa verrà illustrata dal professor Camille Demetrescu, e la laurea in Ingegneria Gestionale, che sarà illustrata dalla professoressa Rosa D'Angelico. Quindi questa sessione è organizzata così: prima do la parola al professor Demetrescu, che farà un'introduzione generale all'organizzazione dell'università, poi andrà in dettaglio sulla laurea triennale di Ingegneria Informatica e Automatica. Poi passeremo la parola alla professoressa D'Angelico, che vi illustrerà la laurea triennale in ingegneria gestionale e vi illustrerà anche i possibili sbocchi che dopo la laurea triennale noi offriamo per continuare gli studi. Dopodiché vi darò io 5 minuti di osservazioni sul mercato del lavoro e poi chiuderemo con una sessione di domande e risposte. Ringrazio il professor Lenzerini. Allora ragazzi, partiamo. Ok, siete qui, siete interessati evidentemente a ingegneria, allora andate su Wikipedia, la nostra enciclopedia preferita. Essenzialmente Wikipedia pensa all'ingegneria come quella disciplina che applica la scienza ai programmi concreti e contribuisce al progresso scientifico e tecnologico, quindi questo è quello che l'ingegnere fa. Questa è una bellissima frase, possiamo pensare a un ingegnere ante litteram, Leonardo da Vinci, che riconosceva il fatto che non si può fare pratica senza avere delle basi e senza usare la scienza. Quindi questo, se vogliamo, in nuce rappresenta proprio la quintessenza di quello che l'ingegnere fa. Beh, allora, diciamo, se volessimo prenderci un po' in giro, diciamo, troviamo vari modi per farlo, no? Su internet si trova di tutto, quindi anche l'ingegnere sfigato, con insomma tutti i suoi stereotipi. Ora, diciamo, poi quello che uno va a fare per davvero è cambiare il mondo, è fare delle cose che fanno davvero la differenza. Quindi questi sono due esempi famosi di persone che davvero stanno facendo la differenza, ma poi tutti i nostri studenti sono esempi di ingegneri che nel loro percorso pensano, sognano, diciamo, di fare cose belle, cose nuove. Allora, qualche parola un po' organizzativa, siamo qui per parlarvi un po' del dipartimento, ma anche un inquadramento di come funziona l'università, crediamo che sia utile. Allora, qui siamo alla Sapienza. Sapienza, quindi, in qualche modo, il grosso contenitore di tante offerte formative. E la Sapienza è fatta da varie facoltà, pensate come delle scuole. Bene, quindi c'è Ingegneria Informatica, Informazioni Informatiche e Statistica, Ingegneria Civile e Industriale, vedete già ci sono due ingegnerie diverse, e poi tante altre facoltà, Medicina, Filosofia, Lettere e così via. Le facoltà, a loro volta, hanno dei dipartimenti che afferiscono a queste facoltà, in particolare la nostra ha 4 dipartimenti. Noi siamo il Dipartimento di Ingegneria Automatica, Informatica, Automatica e Gestionale, ci sono altri dipartimenti, ognuno dei quali ha dei corsi laurea che vengono offerti. Quindi i corsi laurea sono erogati da dipartimenti. Bene? In particolare noi parleremo di quello che interessa a voi, perché state finendo la scuola, quindi pensate alla laurea triennale, appunto Ingegneria Informatica e Automatica e Ingegneria Gestionale. Allora, questo è un po' nell'insieme, va bene, tutto il percorso. Allora, voi siete all'inizio, quindi state finendo la scuola e pensate di iscrivervi a una laurea triennale. Allora, questa è la struttura generalmente non solo in Italia, ma anche all'estero, vuol dire, negli Stati Uniti ad esempio è così da molti anni, c'è una laurea triennale, appunto la prima parte professionalizzante in qualche modo, che pensa di intanto dare le basi che permettono di sviluppare una professione. Quindi finita la laurea triennale uno può decidere di entrare a lavorare o può continuare con una laurea magistrale, altri 2 anni in cui acquisisce ulteriori competenze. Il dottorato di ricerca è un ulteriore livello di approfondimento che vi porta in qualche modo, se siete ambiziosi e pensate di voler cambiare davvero le cose, e fare ricerca o in industria o all'università. Mondo del lavoro vuol dire che o venite assunti da qualcuno o voi con la vostra passione pensate di inventare qualcosa di nuovo. Questo è il termine spin-off, che rappresenta proprio l'idea che tu porti nel mondo e magari non sei assunto da qualcuno, ma sei tu che crei la tua e sviluppi la tua idea. Allora, come sono organizzati e come è organizzata la didattica? Allora, voi, diciamo, vi iscrivete a settembre, a fine settembre iniziano i corsi, avete 3 mesi di lezioni e poi 2 mesi di esami. Okay? Questo è il primo semestre, l'organizzazione è semestrale. Poi si continua, quindi successivamente con il secondo semestre, si inizia fine febbraio, inizio marzo, 3 mesi di lezioni e poi sessione di esami. Ok?
okay? Giugno e luglio. Agosto, grazie a Dio, andiamo tutti in vacanza, qui è chiuso, quindi proprio non ci sono problemi. Settembre, esami di recupero, che in realtà sono sessioni come tutte le altre, uno magari si organizza, un esame lo dà a luglio, uno a giugno, un altro a settembre, quindi fa anche questo parte, non c'è nulla di male, diciamo, non è che uno è rimandato, va a settembre, ha un'ulteriore possibilità di concludere gli esami dell'anno per poi passare all'anno successivo. Allora, come si misura lo sforzo? Va bene, allora, quindi noi dobbiamo in qualche modo pensare di acquisire, va bene, delle conoscenze che ci portano alla fine del nostro percorso. Allora, il CFU è un po' una misura, in realtà anche a livello europeo, va bene, che caratterizza quanto è l'impegno che serve per passare un esame. Ora, a livello di ministero si dice, ok, quanto vale? Bene, allora io per acquisire un credito devo studiare 25 ore. Studiare vuol dire non solo a casa, ma anche seguire lezioni. Quindi di quelle 25 ore, 10 ore sono dedicate alle lezioni e 15 sono quelle in cui voi studiate a casa per approfondire. Corsi ed esami. Allora, vedete che ci sono in realtà esami di varie taglie. Ci sono esami piccolini, da 3 crediti, ad esempio il corso di inglese è un esame piccolo da 3 crediti, poi sono 6 crediti, esami un po' più grandi, e sono la maggioranza, vedrete. Ci sono alcuni esami da 9 crediti, alcuni 12, che sono quelli, se vogliamo, che più formativi, d'accordo, che vi danno in qualche modo le basi più profonde e, diciamo, più ampie rispetto a una certa tematica. Allora, gli esami, come sapete, immagino, sono in 30esimi, 18 è il minimo, il 30 è lode per chi va molto bene, e questa è la norma. Alcuni esami, come quello di inglese, che vi dicevo, c'è un'idoneità, vuol dire che, diciamo, o passate o non passate, non c'è un voto. Però la maggior parte hanno un voto in 30esimi. Allora, veniamo a noi, ok? Cosa offriamo come dipartimento? In realtà molto, ma voi ci concentreremo sulla parte di laurea di primo livello. Allora, quello di cui parleremo soprattutto oggi è ingegneria gestionale, in cui avete un unico indirizzo, un'unica scelta possibile, e informatica automatica con 2 indirizzi, come andremo a vedere. Per completezza abbiamo una laurea latina, che è, diciamo, di ingegneria di informazione, e una nuova istituzione che parte adesso di laurea in bioinformatica. Ci sono dei dépliants sotto se siete interessati all'ingresso. Allora, cosa vuol dire completare un percorso di studi triennale? Vuol dire essenzialmente acquisire quelli 180 crediti formativi, CFU che vi dicevamo prima, e c'è un'idoneità di inglese e una prova finale, che è un progetto essenzialmente che voi sviluppate e a completamento, a coronamento, no, del vostro percorso, un po' in cui dimostrate che sapete applicare quello che avete imparato a qualcosa che vi porta al completamento della laurea triennale. Allora, come si entra? Allora, c'è un numero programmato, vabbè, numero programmato vuol dire che è un qualcosa che permette all'università di offrire, diciamo, una struttura decorosa per chi entra, no? Avere sufficiente spazio nelle aule, okay? Quindi è una questione organizzativa. Allora, un numero programmato vuol dire che c'è un test che voi dovete svolgere, sono una quarantina di domande su argomenti abbastanza generali, matematica, logica, comprensione del testo, c'è una soglia minima, E ci sono dei test che potete fare online, ok? Quindi chi è interessato va su quel sito cisionline.it, anzi è molto raccomandato anche un po' fare un po' di esercizi prima di venire a fare la prova che in realtà poi vale per tutte le facoltà di ingegneria del nostro Ateneo. Allora, non pensate che sia una cosa realmente vincolante, non è come la medicina che sono migliaia di studenti e pochissimi posti. Questo è più che altro un'occasione, un'opportunità per voi per vedere la vostra attitudine nei confronti della materia. Può capire molto presto se è un qualcosa che vi piace o non vi piace. Quindi in realtà poi alla fine non è bloccante, è un qualcosa che se avete passione certamente entrerete, anche perché i numeri comunque di chi fa domande e di chi poi entra sono molto vicini gli uni agli altri. Allora, qualcosa di organizzativo. Allora, dove si svolgono le lezioni? Questo è il centro di Roma, vedete lì c'è Roma Termini. Allora, i primi 2 anni abbiamo la sede di Via Scarpa, va bene, dove tutte le lezioni si fanno lì, tra lì è un po' la città universitaria, quella è una foto di qualche anno fa svolta con un gruppo di studenti a Via Scarpa. Poi il 3° anno si svolge alla sede storica di Via Dossiana, San Pietro in Vincolo, una sede meravigliosa, veramente splendida, e sia il 3° anno e chi continua può fare il 1° anno della magistrale sempre lì. Poi qui, in questo edificio, abbiamo aule che sono invece dedicate all'ultimo anno, del secondo anno della magistrale. Abbiamo delle belle aule sotto, al piano che si sviluppano lungo tutto il palazzo. Allora, una cosa veramente bella, importante, qualsiasi cosa farete, è trovare un senso di comunità in quello che fate. Cioè entrare e socializzare con i vostri amici, avere dei contatti e rimanere in contatto. Allora, qui ovviamente siamo nell'epoca dei social, siamo tutto il giorno con Facebook, quindi anche qui, oltre a Facebook, abbiamo gli strumenti
pensiamo molto utili, come un forum per gli studenti che un po' ti mettono in contatto con gli studenti che sono già avanti, quindi se hai delle domande anche, sono forum tra l'altro anonimo, uno si registra senza alcun timore, può avere anche informazioni, quindi vedrete che poi vi lasciamo i link che saranno anche sul sito, potete già da ora andare a vedere che cosa si dicono gli studenti, che commenti fanno sui corsi e così via, questo è molto utile. Questa è la nostra classe del secondo anno presa qualche mese fa. Allora, canale YouTube, anche questa è un'iniziativa penso molto importante perché da qualche anno abbiamo iniziato a creare dei corsi registrati, anche questo è molto utile, già da casa andate, mettete Diag su YouTube e vi esce fuori questa pagina, in fondo ci sono i corsi interi, quindi voi da casa già da adesso siete interessati, andate a vedere cosa si fa quando si va in classe e che cosa si ascolta quando si va in classe. Oltre che molto utile anche se uno perde delle lezioni, va lì e si ritrova ovviamente il materiale pronto, e diciamo, sicuramente molto apprezzato. Allora, alcune iniziative del Dipartimento, va bene? Iniziative vuol dire che sono un po' comuni anche a tutti i corsi. Allora, avete sentito parlare del programma Erasmus, questa è un'occasione molto bella per sviluppare delle relazioni all'estero. E se siete interessati, c'è questo film del 2002, si chiama L'appartamento spagnolo, vedetelo, se siete interessati, perché racconta dal punto di vista umano anche cosa vuol dire fare un'esperienza di studio all'estero. Ci sono varie altre cose molto belle, a parte il doppio titolo che potete prendere, sono degli accordi in essere, c'è un percorso di eccellenza per i più bravi, borse per studenti e una cosa che ci tengo molto è il fatto che c'è sia un ambiente internazionale con seminari in inglese, cicli di seminari con le aziende, premi, insomma c'è un ambiente ricco e vario in cui persone sia della scienza che dell'industria vengono e partecipano attivamente alla vita del Dipartimento. Allora, brevemente abbiamo alcune altre iniziative di Ateneo, questa è una scuola superiore di studi avanzati, qui si entra per concorso, questo è per tutto l'Ateneo, non soltanto per il nostro Dipartimento, però avete accesso ad un insieme, diciamo, ad un percorso particolarmente stimolante, si entra per concorso. Di nuovo avete il link lì sotto. Allora, Ingegneria Informatica e Automatica, partiamo dal primo indirizzo, dalla prima nostra laurea. Allora, partiamo dalla fine, va bene? Questa è una slide che vi racconta il tasso di occupazione dopo 3 anni. Voi fate 3 anni, decidete di entrare subito nel mondo del lavoro, 97,8% delle persone lavorano. Allora, il problema vero è, non è che non si trova lavoro, questo ve lo dice la televisione, che non c'è lavoro, in realtà è vero per alcune aree, nelle nostre discipline è il contrario, non ci sono abbastanza persone per soddisfare tutta la necessità che le aziende e il mondo del lavoro hanno per essere assorbiti. Quindi questo parla da solo. Una cosa importante, almalaurea.it, segnatevelo e andate a casa e guardate, indipendentemente da quello che farete, perché ci sono i dati statistici su tutte le università, è un consorzio che raccoglie informazioni, veramente molto utile. Allora, informatica e automatica sono 2 indirizzi, va bene? E adesso andremo a parlarne. Dunque, partiamo dal primo indirizzo, informatica. Cosa fa l'informatico? Beh, progetta, realizza, ottimizza, mantiene. Cosa mantiene? Sistemi per l'elaborazione delle informazioni. Questa è una definizione un po' generica, adesso vediamo di che si tratta. Beh, insomma, non è difficile pensare che il software è presente ovunque. Abbiamo in tasca dei computer, la lavatrice adesso è un computer, in macchina ci sono anche se non li vediamo. Ormai tutto è computer, tutto è informatica, tutto è software anche se non lo vediamo. Allora, guardate, questa è un'immagine abbastanza, uno non ci pensa, no? Perché uno è abituato a scaricare i video su YouTube e a guardarseli, e uno non si rende conto che questo slide ti dice, no? Ogni minuto del giorno, ogni singolo minuto del giorno, vengono fatti aggiunti 48 ore di video, ogni singolo minuto del giorno. Cioè, se guardate i numeri sono pazzeschi, quindi questo vuol dire che la quantità di dati che viene generata, avrete sentito parlare di big data, è un qualcosa di enorme che sta esplodendo e esploderà ancora di più. Che vuol dire che chi come voi, gli studenti che percorrono questo percorso, dovranno saper gestire queste cose, saper gestire il modo con cui questi dati vengono organizzati, in cui questi dati vengono resi sicuri. Cioè, andiamo a sentire in televisione varie questioni legate alla sicurezza che non ci rendono molto tranquilli. Questa è una competenza fondamentale come sbocco di lavoro. Non vi dico, diciamo, gli aspetti in qualche modo di riconoscimento del Dipartimento, ma questo è... trovate questi dati sul nostro sito web, parliamo di web anche qui, di applicazioni mobili, parliamo di social network, tutte queste applicazioni che voi usate quotidianamente sono parte dello sviluppo di un,
di un informatico. Allora, non pensate che l'informatico va solo a sviluppare siti web, no? A parte che non è facile farli bene, però c'è un numero grandissimo di applicazioni molto interessanti. Robotica, questo è un altro aspetto, la parte di intelligenza artificiale è molto forte nel nostro dipartimento, e il Microsoft riconosce Sapienza come uno dei centri di eccellenza in questo dominio, la parte di animation, insomma, tutte queste applicazioni sono tutto ciò che voi poteste immaginare applicato dal software può uscire dalle competenze acquisite con queste lauree. Ingegnere automatico, anche qui abbiamo un altro indirizzo, progetta, realizza, ottimizza, mantiene il lavoro dell'ingegnere. Cosa mantiene? Mantiene i sistemi di controllo automatico. Vedete, c'è una differenza sostanziale nel modo in cui poi uno va ad andare a lavorare. Cos'è un sistema di controllo automatico? Un sistema in grado di reagire da solo agli stimoli dell'ambiente. Vi faccio vedere degli esempi, probabilmente la cosa più semplice. Pensate, ecco qui si parla anche di sbocchi, ma anche immaginate un pilota automatico di un aereo, qualcosa che si svolge automaticamente senza l'intervento umano. Pensate all'astronautica, pensate a un treno, le sospensioni che devono regolarsi automaticamente per dare comfort. Pensate automazione, robotica industriale, applicazione alla medicina. L'ingegneria automatica è pensata un po' come quella tecnologia invisibile, che c'è un po' ovunque anche se noi non ce ne rendiamo conto. Allora, come si costruiscono queste competenze? Beh, in realtà ci sono varie parti che vengono a comporre questo percorso. Beh, chiaramente la parte di matematica e di fisica, una parte di programmazione, quindi di informatica, una parte di trasversale, di telecomunicazione, elettronica, queste sono competenze trasversali, e una parte di management, cioè gestione, riuscire a gestire dei progetti di grandi dimensioni. Poi, vabbè, c'è la parte prova finale che vi ho detto prima. Allora, com'è costruita? Com'è l'architettura, no, dei corsi di laurea? Abbiamo 3 anni divisi in semestri, come abbiamo detto. In tutta la parte iniziale c'è la parte di basi, va bene? Quindi matematica, se venite da scuole scientifiche già sapete di cosa si parla, anche chi viene dal classico in realtà è abituato a pensare, quindi queste materie non lo mettono in difficoltà sicuramente. E c'è invece una parte che si sviluppa già dal primo semestre, che è la parte di informatica. Qui parliamo dell'indirizzo di informatica. Voi già dal primo anno, già dopo 2 settimane da che avete iniziato a fare il vostro percorso di studi, cominciate a usare dei linguaggi di programmazione che vi permettono di risolvere cose utili. E queste competenze si raffinano negli anni fino ad arrivare al percorso finale, del progetto finale, con delle competenze in cui avete in qualche modo imparato. È un cammino che si svolge durante tutti questi anni. A questo si affiancano le competenze comunque di automatica, non è che se fa uno informatica non sa nulla di automatica e viceversa, quindi in realtà vedrete che c'è un miscelamento di varie competenze, si fa un po' di elettronica, non si può pensare di essere un buon informatico se non si hanno delle nozioni di elettronica e di telecomunicazioni. Come vi dicevo, la parte di gestione, quindi un po' di gestionale c'è anche in informatica, così come pensate che potete fare, avete dei corsi a scelta, se vi interessa papirologia egizia lo potete mettere nel vostro piano di studi, quindi ci sono 2 crediti in cui potete dare sfogo alla vostra fantasia e immaginazione. Allora, automatica è fondamentalmente molto simile, vedete, questo in trasparenza, la parte comune con informatica. Quindi, se voi ci pensate, voi arrivate, prima di porvi il problema se iscriversi all'uno o all'altro indirizzo, aspettate metà del corso di studi. Ovviamente c'è una parte più forte di automazione, che è quella che caratterizza, c'è ulteriore esame generale di ingegneristico di elettrotecnica e laboratorio e prova finale. Alcuni esempi delle professioni, questi con un po' di affetto li ricordiamo, sono tutti studenti che sono passati attraverso il nostro corso di studi e lavorano, diciamo, ormai sia in Italia che all'estero con posizioni molto belle e importanti. Vi do soltanto un assaggio di un paio di questi profili. Questo è Luca Lulli, il nostro collega che ha fatto anche il dottorato da noi. Allora, lui ha sviluppato l'applicazione mobile che gira sia su Android che su iOS, muoversi a Roma. Quindi quando voi vi muovete per Roma utilizzate uno strumento costruito da un ingegnere informatico che è passato attraverso tutti i vari stadi della nostra crescita. Questo lo dico con un po' di orgoglio, perché cose non vanno mai, poi c'è qualcosa che funziona, vuol dire che uno studia per fare una differenza nel mondo. Questo è Sara Tucci. Anche lei ha avuto un percorso molto brillante e lavora adesso in Francia alla Commissione francese Energia Atomica e Energie Alternative, si occupa di privacy, modelli di simulazioni, l'internet delle cose, no? Che mette insieme tutte le cose, le collega tra loro. E sono solo 2 esempi, ma
vi daremo poi le slide anche per poterle vedere. Questo è un esempio di un profilo invece automatico, Luca Marchioni invece si occupa di robot umanoidi ed è in Spagna, quindi sono tutti profili belli, profondi e di grande soddisfazione, che danno un valore al fatto che uno ha dedicato del tempo per studiare e per diventare una persona, un professionista. Lascio la parola a Rosa che vi parla invece della parte di gestione. Grazie. Allora, sono Rosa D'Angelico, sono un ingegnere gestionale anch'io, insegno qui un corso di laurea triennale e magistrale, insegno gestione aziendale e marketing e gestione dell'innovazione, che sono delle materie tipiche dell'ingegneria gestionale. Ma vediamo un po' cos'è l'ingegnere gestionale. Beh, l'ingegnere gestionale innanzitutto è un ingegnere, ma cosa lo differenzia rispetto agli altri ingegneri? Beh, l'ingegnere gestionale si occupa di gestire i processi all'interno delle imprese, studiarne l'organizzazione e le strategie. In che modo? Attraverso però degli strumenti che sono tipici dell'ingegnere, quindi strumenti quantitativi che consentono di modellare e simulare questi sistemi. Che figura professionale è l'ingegnere gestionale? Beh, l'ingegnere gestionale integra le competenze tecniche tipiche dell'ingegnere con competenze di tipo economico e gestionale. Considerando i dati occupazionali, come ha detto prima il professor Demetrescu, anche per ingegneria gestionale non ci sono problemi di occupazione, infatti come potete vedere a 3 anni dalla laurea il 97% dei laureati lavora. Vi mostro anche dei dati relativi all'efficacia della laurea e alla soddisfazione che i laureati trovano poi nel loro lavoro a 1 anno dalla laurea. E vedete in queste colonne diverse tipi di laurea, quella in economia, media italiana e sapienza, ingegneria media italiana e sapienza e ingegneria gestionale e sapienza. Vi starete chiedendo probabilmente come mai abbiamo riportato in questa slide anche economia. Beh, perché siccome ingegneria gestionale ha una parte anche di esami che sono simili a quelli fatti in economia, spesso una domanda che anche gli studenti ci fanno, e magari dopo vi spiegherò anche qualche differenza in più, al momento in cui ci saranno le domande, è che differenza ci sia fra economia e ingegneria gestionale. Ritornando alla tabella, vediamo che ingegneria gestionale sapienza ha una percentuale di studenti che reputano molto efficace la loro laurea a 1 anno dalla laurea per il loro lavoro, pari al 97%. E anche per quanto riguarda la soddisfazione per il lavoro che svolgono, vediamo che il valore è 7.5. Vediamo un po' gli sbocchi professionali. Abbiamo, sempre analizzando i dati presenti su Alma Laurea, suddiviso gli sbocchi professionali in 2 principali rami di attività, l'industria e i servizi. Quindi l'industria si occupa di produrre prodotti fisici, mentre i servizi si occupano di erogare prodotti che non sono fisici ma sono intangibili. Quindi vediamo che l'ingegneria gestionale sapienza rispetto alla media italiana di ingegneria gestionale ha una maggior percentuale di sbocco nel settore dei servizi, quindi quasi l'80% a 1 anno dalla laurea. Questo è un po' dovuto sia alla caratterizzazione del percorso che abbiamo qui di ingegneria gestionale alla Sapienza, ma anche al tessuto produttivo presente a Roma e anche nel Lazio, in cui ci sono molte pubbliche amministrazioni, per esempio. Vediamo che questa percentuale, la differenza tra queste percentuali si riduce a 3 anni dalla laurea, infatti vediamo che c'è una suddivisione più equa, quindi vediamo un 43% che va all'industria e un 53% ai servizi. E questo un po' può essere spiegato dal fatto che col passare degli anni, magari mentre inizialmente gli laureati tendono a trovare lavoro nella regione, diciamo, in cui si sono laureati, col passare del tempo probabilmente tendono anche a spostarsi sul territorio italiano, ma anche straniero. Analizziamo adesso più in dettaglio gli sbocchi professionali dell'ingegnere gestionale. Lo facciamo analizzando sia le funzioni aziendali all'interno delle quali l'ingegnere gestionale può lavorare e analizziamo dall'altro anche i settori in cui l'ingegnere gestionale può operare. Ci tengo a precisare che questa slide, i settori e le funzioni riportate in questa slide sono puramente indicative, nel senso che non sono esaustive di tutto quello che può fare l'ingegnere gestionale. Quindi come settori vediamo il settore dei trasporti, energia, ambiente, telecomunicazioni e media, li vedremo tra poco più in dettaglio,
e come funzioni aziendali, logistica e produzione, marketing e approvvigionamenti, pianificazione e controllo e finanza. Vi illustrerò questi settori e queste funzioni aziendali attraverso l'esperienza di alcuni dei nostri laureati che lavorano in Italia e all'estero in imprese prestigiose. Una delle funzioni in cui si può trovare lavoro è quella di logistica e produzione. La funzione della logistica e produzione si occupa di progettare, gestire e organizzare i sistemi produttivi e logistici con il supporto di strumenti quantitativi legati alla simulazione e all'ottimizzazione. Un tipico problema di cui ci si può occupare all'interno di questa funzione è la gestione del magazzino e delle scorte. Immaginate un'impresa produttiva che ha necessità di produrre, che so, cellulari, deve avere dei pezzi che devono essere utilizzati nel processo di produzione e assemblaggio. Al fine di garantire che le materie prime, i componenti siano sempre presenti nelle giuste quantità all'interno dei magazzini, è necessario che ci sia una progettazione, un'organizzazione della logistica. Un'altra funzione molto interessante in cui si può trovare lavoro è quella di sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi. Quindi ci si può occupare di progettare dei nuovi prodotti o processi partendo proprio dalla progettazione concettuale, quindi dall'ideazione del nuovo prodotto, fino al suo lancio sul mercato, passando per le fasi di progettazione, prototipazione e avviamento della produzione, che portano quindi a dei prodotti che sono innovativi per il mercato. C'è poi la funzione di pianificazione e controllo, attraverso la quale è possibile programmare l'attività aziendale, fissandone gli obiettivi e controllando periodicamente lo scostamento dal raggiungimento di questi obiettivi, quindi misurandone le performance. Per esempio è possibile condurre analisi di qualità sui prodotti o sui processi produttivi che vengono realizzati. Ci sono poi le funzioni di marketing e approvvigionamenti. La funzione di approvvigionamenti si occupa di selezionare, per esempio, i fornitori delle materie prime o dei componenti, mentre la funzione marketing si occupa di gestire e mantenere nel tempo relazioni profittevoli con i clienti. In che modo può farlo? Attraverso quattro principali leve che vedete qui riportate in quell'immagine, che sono la definizione del prodotto, delle sue caratteristiche, la determinazione del prezzo del prodotto, la definizione dei canali di distribuzione, sarebbe nella slide place, e le attività di promozione, come le attività pubblicitarie, per esempio. Un'altra funzione interessante è quella della finanza aziendale, in cui ci si occupa di analizzare le decisioni di investimento, e quindi supponiamo che un'impresa voglia investire ad esempio in una nuova tecnologia, è necessario ovviamente valutare se l'investimento iniziale, che comporta un esborso monetario, verrà poi recuperato negli anni e in quanto tempo. Queste informazioni sono fondamentali per capire se procedere o meno nella decisione di investire in questo tipo di tecnologia. In termini di settori, uno dei settori in cui l'ingegnere gestionale lavora è quello dei trasporti e può occuparsi ad esempio di gestire le rotte o analizzare la domanda. Un tipico problema che potrebbe capitare è quello di analizzare i modelli di costo di determinate attività, servizi di trasporto, e quindi ad esempio capire quanto costa al chilometro il servizio di trasporto pubblico locale erogato in una città come Roma. A cosa può servire questa risposta? Beh, questa risposta può servire ai policy makers, cioè ai politici, per capire quale sia la giusta entità del finanziamento statale da erogare alle compagnie di trasporto pubblico locale. Un altro settore è quello di telecomunicazioni, media e internet, in cui ci si può occupare delle regolamentazioni dei mercati, di analisi dei costi di rete o analisi di copertura. E un tipico problema che si potrebbe incontrare è per esempio quello di capire e definire dei modelli di business, cercando di capire come si fa a guadagnare fornendo dei servizi gratuiti via internet. Beh, una delle possibili risposte potrebbe essere quella di vendere spazi pubblicitari su pagine web.
L'ultimo settore che analizziamo è quello dell'energia e dell'ambiente, in cui ci si può occupare di tematiche legate alla green economy e alla sostenibilità ambientale, analisi della domanda di energia, valutazione di efficienza e così via. Da un punto di vista di un esempio pratico, ci si potrebbe occupare per esempio di sviluppare dei metodi per realizzare prodotti a basso impatto ambientale, i cosiddetti prodotti verdi, ad esempio l'auto ibrida o l'auto elettrica, e cercare di capire come un'impresa possa conciliare lo sviluppo di un prodotto che non impatta sull'ambiente o ha un impatto ridotto sull'ambiente con delle performance economiche elevate, perché il fine ultimo di un'impresa è pur sempre quello di fare profitti. A cosa può servire rispondere a questa domanda? Beh, può servire alle imprese per capire quale tipo di strategia di marketing e di innovazione portare avanti per quanto riguarda i prodotti verdi. Veniamo agli aspetti un po' più legati al percorso didattico. Vediamo che ingegneria gestionale ha un solo indirizzo e gli esami sono suddivisi in 4 macro aree tematiche: l'area fisico-matematica, l'area tecnologica, l'area legata alle metodologie quantitative per il supporto alle decisioni e l'area economico-gestionale. In più ci sono 12 CFU a scelta, che corrispondono tendenzialmente a 2 esami da 6 o a uno più grande da 12. E infine c'è una prova finale da 3 CFU che viene tipicamente integrata con un laboratorio, perché, come vi mostrerò tra poco, si fanno 2 laboratori. Per quanto riguarda le 4 aree tematiche, vediamo che nell'area delle scienze di base, matematica, fisica e chimica, si hanno 6 esami, poi c'è l'area delle materie più legate all'informatica, automatica, telecomunicazioni, elettronica e meccanica, in cui abbiamo 8 esami, poi ci sono le tecniche decisionali legate all'ottimizzazione e alla simulazione, in cui ci sono 2 esami, e infine l'area più economico-gestionale, in cui ci sono 3 esami. Infine ci sono i 2 esami a scelta più l'idoneità di inglese e la prova finale, la cosiddetta tesi, che però può essere accorpata con un laboratorio. Da un punto di vista della suddivisione del carico di studio tra i diversi anni, vediamo che nel primo e nell'inizio del secondo anno ci sono le materie di base. Poi abbiamo le materie legate alle altre ingegnerie come informatica, automatica, meccanica e telecomunicazioni. E infine ci sono poi le materie più tipiche dell'ingegneria gestionale, legate alla ricerca operativa, quindi metodi di modellazione e simulazione, e poi le materie più di tipo economico e gestionale. Vedete in alto a destra ci sono 2 laboratori, uno di ricerca operativa e uno di tipo economico gestionale, uno dei 2 può essere scelto come prova finale. Allora, abbiamo visto quindi le 3 lauree che sostanzialmente il nostro dipartimento eroga in termini di lauree di primo livello. Qui le riportiamo tutte insieme per poter fare un confronto un po' tra il peso dato in ciascuna di esse alle diverse aree tematiche. Non ci sono grosse differenze per quanto riguarda le materie di base, però ovviamente vediamo che ognuna delle 3 lauree dà più peso alle materie caratterizzanti del percorso di studi. Quindi vedete nella prima una preponderanza dell'informatica, nella seconda un approccio bilanciato tra informatica e automatica e nella terza una presenza preponderante degli esami di tipo gestionale. Quindi avete visto un po' quali sono le competenze che vengono acquisite nel corso delle 3 lauree e avete visto anche gli sbocchi professionali che i nostri ingegneri possono avere. Avete visto che spaziano da un settore all'altro e all'interno di diverse funzioni aziendali. Quindi potete vedere come ci sia una elevata trasversalità delle competenze dei nostri ingegneri, una flessibilità degli stessi, cioè questo significa capacità di sapersi adattare a diverse situazioni lavorative, e infine un'elevata capacità di problem solving. Cosa significa problem solving? Significa risoluzione di problemi ed è una delle tipiche capacità che vengono valutate quando si vanno a fare dei colloqui di lavoro. Vi fanno dei test, vi mettono in delle condizioni in cui vi propongono dei problemi e voi dovete cercare con gli strumenti che avete a disposizione di proporre delle soluzioni. Beh, i nostri ingegneri, visto che hanno, diciamo, una formazione
molto tecnica, ma anche su diverse aree tematiche, hanno una elevata capacità di problem solving. Cosa fare dopo la laurea triennale? Ritorniamo allo schema iniziale che aveva presentato il professor Demetrescu e vediamo che dopo la laurea triennale è possibile o andare direttamente nel mondo del lavoro attraverso un esame di Stato oppure attraverso un master di primo livello, oppure andare alle lauree magistrali. Tenete conto che la maggior parte dei nostri laureati triennali si iscrive ad una laurea magistrale. La laurea magistrale dura 2 anni e dà possibilità subito dopo la laurea di accedere direttamente al mondo del lavoro, eventualmente attraverso un esame di Stato o dopo un master di secondo livello, e dà anche la possibilità di accedere a un dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca viene svolto da coloro i quali vogliono migliorare le proprie competenze su alcune materie che hanno studiato e potrebbe essere o un primo gradino per iniziare la carriera accademica oppure un modo per migliorare le proprie competenze prima di andare nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda le lauree magistrali, offriamo varie lauree magistrali, alcune in italiano, alcune completamente in inglese. La laurea magistrale in ingegneria gestionale presenta insegnamenti sia in italiano che in inglese. Poi ci sono il Master Science in Engineering of Computer Science, in Artificial Intelligence and Robotics, Control Engineering. Poi c'è la laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, che è in italiano, Master Science in Data Science e Master Science in Product Design. Ci stiamo orientando molto all'inglese. Perché? Perché da una parte riteniamo che sia importante per voi iniziare ad avere dimestichezza con una lingua che nel mondo del lavoro vi servirà moltissimo, e soprattutto per un ingegnere ormai è indispensabile, d'altra parte per favorire anche l'internazionalizzazione dei corsi di studio e quindi favorire la presenza di studenti che vengano da fuori a seguire i nostri corsi. Quindi questo non vi deve spaventare, perché talvolta, diciamo, la questione dell'inglese sembra un po' spaventare i nostri studenti, però alla fine è un'opportunità, considerata come un'opportunità in più che vi viene offerta. Poi ci sono i master dopo la laurea triennale o dopo la laurea magistrale, detti rispettivamente di primo e secondo livello, e vari corsi di dottorato di ricerca. Perché dovreste scegliere di studiare in Sapienza? Beh, Sapienza è un'università molto antica, è nata nel 1300, quindi ha più di 700 anni di storia. Annovera tra i suoi docenti anche diversi premi Nobel, come Enrico Fermi, e altri alunni, quindi laureati illustri, ed è la più grande università d'Europa. Quindi un banco di prova in cui potete confrontarvi con molti altri studenti provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero. Da un punto di vista della ricerca, la Sapienza si colloca molto bene anche nei ranking, quindi nelle classifiche nazionali, ma anche in quelle internazionali, con un'elevata qualità delle pubblicazioni della ricerca che viene condotta. Perché scegliere, o come fare a scegliere, tra ingegneria gestionale, ingegneria informatica e automatica, quindi le lauree che vi abbiamo presentato oggi? Beh, quello dipende solo da voi. Noi vi abbiamo detto, mostrandovi dati sull'occupazione, che investire in una di queste lauree è sicuramente un buon investimento, però ricordate che è un investimento che richiede molto impegno e quindi dovete farlo se avete la passione e se è qualcosa che vi piace, e quindi alla fine scegliete tra le varie tipologie di ingegneria quella che più soddisfa le vostre caratteristiche personali e le vostre attitudini. Ci sono una serie di risorse online che potete consultare per trovare ulteriori informazioni. Oltre al sito web del Dipartimento ci sono i siti dei due corsi di laurea, nei quali potete anche scaricare i manifesti in cui, per esempio per ingegneria gestionale o ingegneria informatica e automatica, potrete vedere tutti gli esami previsti nel curriculum, quali sono questi esami, quali sono gli esami a scelta, in maniera tale da avere una visione chiara di quello che vi aspetta. Ok, io lascerei quindi la parola. Bene, grazie a tutti e due gli speaker, adesso tocca a voi. Io non, se avete domande non dirò niente, se non avete domande vi beccate anche 5 minuti miei. Avete domande da fare su questa, sulla parte che avete visto? Sì, prego. Un attimo.
si poteva fare un approfondimento riguardo le differenze tra ingegneria gestionale e economia. Per caso penso che abbiamo una slide. Sì, sì, ce l'abbiamo. È una delle domande più frequenti per cui ci siamo anche preparati la slide. Allora, la laurea in economia prepara l'economista, quindi oltre alle materie legate alla matematica, alla base matematica, ci sono molti esami di economia, economia politica, microeconomia, macroeconomia, marketing, eccetera. Invece la laurea in ingegneria gestionale è una laurea in cui abbiamo diversi pezzi di competenze che vanno a integrarsi. Da una parte abbiamo quelle economico-gestionali, dall'altra però abbiamo le competenze tecniche, quindi le competenze legate, oltre alle materie di base, anche alle altre ingegnerie, come informatica, meccanica, eccetera. Quindi l'ingegnere gestionale è un ingegnere e ha una solida base tecnica, ok? Che va però a integrarsi a quelle economiche e lo rende quindi una figura più trasversale che può trovare più facilmente occupazione in diversi ambiti. Altre domande? Nessuna? Io sono andato anche a vedere il vostro open day della vostra altra facoltà, cioè Ingegneria Civile Industriale. E premetto che sono molto interessato a ingegneria gestionale, probabilmente mi iscriverò. E niente, nei corsi di ingegneria civile e industriale mi è stato detto che un corso tipo, come ad esempio ingegneria meccanica, ingegneria civile o ingegneria energetica dà una preparazione molto più tecnica e comunque se la si riesce poi in ambito poi successivamente in ambito lavorativo a svolgere quei ruoli che può fare anche un ingegnere gestionale. Lei pensa che è vera questa cosa? Allora, quello che le voglio dire, la laurea in ingegnere gestionale è una laurea abbastanza recente. Non ha molti anni di storia come invece hanno laurea in ingegneria meccanica, ingegneria civile, eccetera. Per cui è anche normale che oggi come oggi i manager delle imprese, che sono tendenzialmente persone piuttosto anziane lavorativamente parlando, siano ingegneri di altre tipologie. Però adesso che si è affermata questo tipo di laurea, che ha oltretutto competenze molto più trasversali, quindi consente alla persona di avere una visione d'insieme di diverse problematiche che magari l'ingegnere meccanico non riesce ad avere perché ha una focalizzazione su una specifica area tematica. Va bene? Cioè il fatto che uno possa fare il project manager, anche se non ha studiato ingegneria gestionale, non significa che lo faccia bene, primo. Secondo, chi ha le competenze che avete visto può applicare le sue competenze a qualunque ambito. Cioè se uno ha le competenze sull'ottimizzazione, sul concetto di ottimizzazione, puoi ottimizzare un processo, puoi ottimizzare un prodotto, hai le basi matematiche, tecniche per realizzare questa figura professionale. Ovviamente un buon laureato, parliamoci chiaro, un buon laureato in qualunque disciplina dell'ingegneria, ma anche in fondo della scienza, può successivamente imparare a fare un altro mestiere, perché sia chiaro, quando una persona prende una buona laurea, quello che ha fatto soprattutto è imparare a imparare. Cioè lui ha imparato delle basi che gli consentono successivamente di stare al passo dei tempi e quindi imparare cose nuove. Quindi non è nemmeno sorprendente che un buon ingegnere meccanico sappia poi produrre e gestire un processo dell'ingegneria meccanica. Questo però non vuol dire che abbia una preparazione, diciamo, orizzontale come quella del gestionale, che gli consente di fare la gestione con competenze tecniche specifiche per tutti i campi. Altre domande? Sì. Grazie. La mia è più una domanda per il professore, penso sia un'altra domanda molto comune. Cosa cambia tra il corso di ingegneria informatica e informatica proprio?
Allora, innanzitutto cambia che c'è la parola ingegneria dietro. E, ingegneria vuol dire sostanzialmente avere una visione orizzontale delle cose e saper progettare. L'ingegnere progetta e quindi nel momento in cui affronta la costruzione di un sistema utilizza tutta una serie di metodologie, voglio dire, informatica non ha elettronica, non ha telecomunicazioni, non ha la parte di management, cioè non ha quella visione d'insieme, di ampiezza che permette di avere tutti quegli strumenti che ti permettono di costruire, di progettare qualcosa di nuovo. Questa è, posso darti in due parole esattamente la differenza tra le due. Se posso aggiungere, se tu vai a vedere il tipo di materie che ci sono in informatica, nel corso di laurea di informatica, per carità, ovviamente voi tipicamente dovete sentire due campane, quindi sentirete anche l'altra, no? Però noi siamo qui per tentare di spiegare alcune differenze. Se vai a vedere il curriculum di informatica, non trovi nulla che non ci sia qui, ma trovi qui qualcosa che non c'è là. Per esempio, quest'idea di utilizzare l'informatica e renderla sinergica a, per esempio, a dispositivi elettronici o dispositivi di telecomunicazione, questa è una tipica cosa dell'ingegneria e non della scienza dell'informazione. Due parole sul fatto che questa dicotomia tra informatica e ingegneria informatica in altre nazioni non esiste. Tu vai in America, non c'è questa grande differenza, no? E tradizionalmente la differenza qui è proprio dovuta al fatto che mentre in informatica si privilegia più l'aspetto scientifico e quindi l'idea era nella facoltà di scienza, no? Prima, adesso sostanzialmente abbiamo la stessa facoltà, quindi c'è anche un tentativo di riunificare queste cose. E questo però è ancora presente in qualche modo nel curriculum, cioè lì c'è uno sbocco più scientifico e qui più ingegneristico, quindi non trovi progettazione del software dall'altra parte, non trovi progettazione di basi di dati, di archivi di dati, cosa che invece qui c'è, e quindi questo forse è l'unico aspetto che può segnare alcune delle differenze.